Ragazzi, questo è il nostro secondo viaggio in Sudafrica e questo bagno in piscina è la cosa più incredibile di sempre. Giorgio e Martina e siamo in Sudafrica per la seconda volta. Seconda volta, chi già ci segue da tempo sa che siamo stati a Lentabeni Safari Conservancy l'anno scorso, quest'anno 2019 con Everest in South Africa, sempre Charlie e Serena, siamo nel Kruger National Park. Cioè più o meno nel Kruger National Park, in realtà siamo nel Greater Kruger che è una zona a ovest del Kruger National Park formata da delle riserve private. La nostra è quella del Manieleti. Ora, queste riserve però non sono circondate da dei recinti, sono collegate tra di loro e al Kruger National Park. E la domanda potrebbe essere: perché non siamo andati nel Kruger National Park? Ebbene, in realtà non ci ispira tanto perché il Kruger consente l'accesso a tutti i turisti. Basta pagare il biglietto d'ingresso, ognuno può fare il self-drive, entrare con la propria macchina, seguire le strade asfaltate e sperare di vedere qualche animale che attraversa, immagino. Qui invece la situazione è completamente diversa. Le strade sono tutte sterrate. I safari si possono fare solo con jeep guidate da ranger e tracker davanti che segue le impronte. E in questa riserva si può anche andare fuori strada nel caso ci sia qualcosa di veramente speciale. C'è un leopardo sull'albero e l'aliena sotto l'albero. Ma è gigante la iena. È bruttina che è però. Come mi piace. Fresh il ballo. Sì, fresh, molto fresh. Madonna che rumori. Abbiamo fatto una corsa contro il tempo. E praticamente sull'albero c'era un impala, probabilmente l'ha cacciato questa notte. E praticamente adesso c'è il leopardo sull'albero che mangia e si sente che mastica e sotto c'è la iena. Dai, non è così brutto. Sta cercando di capire se siamo buoni da mangiare, credo. C'è Johnson lì davanti che non gliene frega niente. Quindi per questo motivo e perché gli animali effettivamente preferiscono queste zone rispetto a quelle più trafficate, siamo riusciti a vedere davvero tantissimi animali. E da vicinissimo. Stiamo scattando un ghepardo ed è difficile vederli qui così all'aperto perché loro scelgono il loro territorio in base agli altri predatori perché sono i gatti più deboli e visto che qua ci sono tanti leopardi e leoni è difficile vederli così rilassati sulla collinetta. Mentre ci muoviamo, vi raccontiamo un fun fact riguardo alle zebra. Sì, praticamente Lorenzo ha visto una zebra un po' in carnotta, diciamo, sì. E ha chiesto se fosse incinta. La risposta di Serena è stata potrebbe essere, ma in realtà le zebre sono piene d'aria
E questo perché quando corrono e si devono far seguire dai piccoli lasciano una scia di puzzette e i piccoli li annusano, riconoscono la mamma e sanno dove sta andando. E la seguono. Bene. Bene. Che quindi, belli gli animali. Sì, ah. Ma parliamo anche di un piccolo lato negativo di questi safari. Noi siamo qui a giugno, che è inverno, dato che siamo nell'emisfero sud, e sì, in inverno anche qui fa freddo, nonostante adesso siamo comunque belli leggeri. Però sì, i safari al mattino si fanno all'alba, al pomeriggio si fanno al tramonto, e le temperature sono piuttosto basse. Fa caldo in Africa. E di tutte queste cose vi parliamo con cognizione di causa, perché in realtà questo è già il nostro settimo giorno qui. Abbiamo sì, già fatto un'intera settimana e quindi sappiamo già tutto. Sì, praticamente non abbiamo fatto apertura subito di questo video perché, vabbè, volevamo un po' immergerci, vedere com'era la situazione, e poi siamo stati impegnatissimi. Sì, 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 cose che succedevano ogni secondo, sì, e dici, ma scusa, safari all'alba, safari al tramonto... Cosa fai nel tempo che c'è in mezzo? Prima di tutto non è così tanto questo tempo perché è inverno, alba e tramonto sono piuttosto vicine. Ma poi, cioè, ragazzi, siamo in un posto dove praticamente non c'è bisogno di fare safari per vedere cose. Vi facciamo vedere un po' dove siamo. Esatto. Allora, questo è il Mantobeni Tented Camp. Mm-hmm. E questa è la nostra tented. È la nostra tented, la nostra tenda. È la nostra tenda. Non questa, queste sono zanzariere. Sì, queste sono il letto. Vediamo la tenda. Benvenuti nella nostra meravigliosa tenda, che oltre a essere la nostra abitazione per il tempo che siamo qui, è l'abitazione delle scimmie che vivono al piano di sopra, su quegli alberi, che di notte ci fanno la pipì in testa. Dall'altra parte, tra l'altro, c'è l'aperta savana e vedo delle zebre dietro gli alberi, non so però se riesce ad inquadrarle. Non si vedono tanto. Comunque, dicevamo, scimmie. Nel nostro salotto abbiamo una misura antiscimmia ad alta tecnologia, che è questa cassa, nella quale mettiamo i nostri zaini con i computer, i cellulari e tutto quello che dovrebbe stare al riparo, perché loro vengono e vi fregano tutto se siete qui. Praticamente io ero in bagno l'altro giorno e ho sentito un rumore, mi sono affacciata e c'era una scimmia con una mano, aveva aperto questa cassa, e quando sono arrivata di qua non se n'è neanche scappata, mi guardava tipo con aria di sfida, l'ho dovuta minacciare col cavalletto. Altro, alta tecnologia. Sì, alta mostriamo tecnologia. L'altra tecnologia su come chiudiamo il nostro lucchetto, che sfido chiunque ad aprire questa cassa. Comunque, vieni, bagno. Questo è il nostro bagno, che ha questa bellissima vasca, è molto bello, ma ha un piccolo problema, il fatto che è aperto e noi ce la siamo fatta un po' addosso, nonostante questo sia un bagno, perché di notte sentiamo un sacco di rumori, tipo cose che passeggiano, che fanno versi, che annusano la tenda e altro. Ragazzi, sono le 3:30 e sì, abbiamo appena sentito dei leoni. Adesso magari aspettiamo, si risentono. La cosa è incredibile. Mi fa un po' paura. No. Mi sa che si stanno spostando di là. Sentito? Beh, dai, si stanno anche allontanando, però forse domani vediamo qualcosa di interessante. Ed è per questo che abbiamo sempre a portata di mano, quando siamo qui, la nostra trombetta d'emergenza. Leoni proprio così con la trombetta, guarda. E in realtà il leone ci introduce un discorso sui safari. Sì, esatto. Quindi prima di dirvi cosa facciamo tra un safari e l'altro, parliamo ancora un po' di safari. Sì. Specifici Big Five. Mettiamoci comodi però, perché... Eccoci qua.
Quindi, cosa sono questi Big Five? Ah. I Big Five sono i 5 trofei più ambiti che volevano portarsi a casa i cacciatori che venivano a fare i veri safari, sì, non quelli fotografici. Noi siamo venuti qua per shootarli, ma con la macchina fotografica. Tra l'altro 100-400 Sony ce l'hanno prestato, ringraziamo i ragazzi di Sony, per poter fare delle foto ancora più vicine, più proprio nella bocca di questi animali, tra cui c'è il leone. Shooting the Big Five, tra l'altro, era il titolo di questo viaggio, che doveva essere un viaggio di gruppo, ma che poi non è stato così perché avevamo delle date molto specifiche e tutti quelli che volevano iscriversi con noi alla fine se ne sono andati per i cavoli loro in altri periodi. E molti a Lentabeni, tra l'altro. Molti a Lentabeni, perché gli era piaciuto il nostro primo viaggio. Abbiamo con noi soltanto Lorenzo, che probabilmente ci ha portato fortuna, perché sì, abbiamo visto tutti e 5 Big Five in 2 giorni. Quanti sono già? Tantissimi, sono. Saranno 200. Un fatto interessante sui bufali è che sono tra i Big Five i più pericolosi del leone, più pericolosi anche degli elefanti, perché sono gli unici che non danno segnali quando hanno intenzione di attaccare, quindi semplicemente quando sono stanchi, sono arrabbiati, semplicemente caricano. Il fatto è che appunto sembrano mucche amichevoli, invece... Tra l'altro, parlando di Big Five, ne stanno passando proprio uno proprio di fronte a noi, gli elefanti. Ciao elefanti! Il segnale intimidatorio degli elefanti è quando si avvicinano allargando le orecchie, come sta facendo questo qui, ma non sempre bisogna indietreggiare. Questo ad esempio è un adolescente che vuole solo mettersi in mostra e indietreggiando gli faremo capire che abbiamo paura di lui, dandogli quindi il coraggio di caricare. Ci teniamo comunque a debita distanza dal branco perché non vogliamo allarmare le mamme. Ci sono infatti dei piccoli che hanno solo poche settimane. Anche i leoni vivono in branchi, formati da famiglie di femmine con i cuccioli, i giovani e un capobranco maschio adulto o un piccolo gruppo di maschi. Quando i maschi raggiungono una certa età, vengono allontanati dal branco di origine e staranno in piccoli gruppi come questo finché non potranno prendere il posto di un capobranco. Il compito dei capobranco è quello di pattugliare e proteggere il territorio da altri maschi e nonostante siano i primi a mangiare, intervengono nella caccia solo per abbattere la preda nel caso sia troppo grande e forte per le leonesse. Questo significa che normalmente sono le femmine a occuparsi della caccia e qui ce n'erano 3 vicino ad una mandria di bufali. Che poi in realtà lì non è successo niente, ma quella stessa sera abbiamo visto il leopardo con la preda. Sì. Stiamo uscendo dalla riserva, stavamo tornando indietro e ci hanno chiamato che c'è un leopardo fuori dalla riserva, sulla strada principale. Come avrete capito, i leopardi invece vivono da soli e per non farsi rubare le prede le portano sugli alberi, cosa che li rende molto difficili da notare, specialmente mentre mangiano, visto che sono nascosti dalle chiome. Beh, non in questo caso. Charlie, cosa ci dici di questa esperienza con leopardo? I think we were very very lucky because it's incredible to see a leopard, especially with a kill. I've been living here for 28 years and I think I've only seen a leopard 5 times. So I think we are incredibly lucky. So what are we drinking to celebrate? This is a traditional South African drink. It's called Klipdrift. It's brandy and coke. Okay, Klipdrift. 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 Cin. Cin, ragazzi. Al leopardo. Di oggi. E poi Charlie, tra l'altro, non ce l'abbiamo in video, ma quella sera ci ha detto anche non vedrete mai più un leopardo così da vicino.
Questo è quello che è successo 12 ore dopo. E per la precisione vi diciamo che 4 dei Big Five li abbiamo visti durante la prima giornata, l'ultimo che era il rinoceronte nella seconda, era un rinoceronte bianco che tra l'altro ci è sembrato molto più grande dei rinoceronti visti a Lentabeni. Sì, era gigantesco. Comunque, rinoceronti grandi o piccoli nel nostro cuore occupano uno spazio un po' particolare perché in questo momento sono una specie molto minacciata. C'è un bracconaggio incredibile ed estremo, ma noi vogliamo focalizzarci anche su quello che possiamo fare noi. E non c'è bisogno di fare grandi cose, a volte basta realizzare i propri sogni, perché venendo in Sudafrica con Everseen Sudafrica loro donano una parte del ricavato a dei centri che si occupano del recupero di questi animali che sono stati vittima dei bracconieri, sia degli orfani sia dei rinoceronti adulti magari che sono stati feriti e sono riusciti a scappare. Ci teniamo anche a dirvi che Everseen sta collaborando con Mantico, che è un brand italiano di biella che fa borse e zaini fatti a mano per questa limited edition. Sì, gli zaini sono tutti personalizzabili e in questo caso hanno personalizzato questa tasca, uguale per tutti, che è pelle di rinoceronte, verissima pelle di rinoceronte. Al 100%. Al 100%. E l'interno è il colore del fango, quando i rinoceronti si rotolano nel fango. Invece il colore dello zaino in sé si può scegliere, chiunque esatto, può scegliere esatto. Il suo. E quando si compra uno di questi zaini limited edition, Mantico dona una parte del ricavato a Everseen Save the Rhino, che poi lo dona ai centri di recupero dei rinoceronti. Esatto. Inoltre, se viaggiate sempre con Everseen, questo, se volete, è incluso, in modo che potete comunque averlo e avere un bello zaino con voi. Sì, e contribuire due volte con un viaggio, cioè. Per questo e altre informazioni riguardanti la salvaguardia dei rinoceronti, vi lasciamo link, informazioni in descrizione, andate a vederli, e qui nelle schede invece il video con la nostra live. Ad ogni modo, vi portiamo a fare un giro perché non ci sono solo safari, abbiamo fatto anche altre cose, venite sì. Con noi. Vediamole. Non siamo rimasti tutto il tempo nell'area del Magneti, siamo anche usciti per vedere qualcos'altro. Sopravvissuti alla mandria di bufali, siamo arrivati al Hoedspruit Endangered Species Center, credo, qualcosa del genere. Sì, questo centro praticamente ha due funzioni. Una è quella di recuperare gli animali selvatici che sono magari rimasti feriti o hanno dei problemi e riabilitarli e rimetterli in natura, e l'altra invece è quella di salvaguardare le specie più in pericolo, che è più difficile vedere in natura, quindi anche se si tratta quasi di uno zoo, passatemi il termine, lo troviamo interessante perché appunto si possono vedere animali che non vedremmo sicuramente o quasi sicuramente durante i safari. Quindi andiamo un'occhiata. È andata bene fino a qui, però già. Andiamo un'occhiata. Questi sono ghepardi re e sono molto rari, sono più scuri degli altri, hanno una specie di criniera nera, la coda che sembra quella di un leopardo perché è molto spessa, e per esempio Charlie è la prima volta che li vede dal vivo perché appunto sono veramente molto rari. E non sono una specie particolare diversa dagli altri ghepardi, semplicemente è un gene diverso dagli altri che fa nascere alcuni ghepardi così, un po' come i leoni bianchi o i wallaby di Bruny Island. Ottimo riferimento all'Australia, brava Martina. Ok, siamo saliti in macchina. Questi sono comunque recinti giganti, ma gli animali hanno molto più spazio per riabituarsi a quelli che sono effettivamente gli spazi naturali, per poi essere rimessi in natura, o comunque anche se devono stare qui, per avere tutto lo spazio di cui hanno bisogno. Ora siamo qui nel recinto degli icaoni, che sono i secondi carnivori più in pericolo, e ce ne sono veramente pochi in Sudafrica. Varie ragioni, la principale è che sono praticamente gli animali che vanno a colpo con più facilità quando cacciano, e quindi dagli umani vengono visti molto male, quando si avvicinano alle fattorie questo genere di cose vengono uccisi perché molto pericolosi. Sì, ce ne sono circa 500-600 in tutto, in tutta l'Africa del Sud, non il Sudafrica. Qui dietro ci sono 4 rinoceronti, un maschio e 3 femmine. Il maschio portato qui perché non aveva abbastanza latte quando era piccolo, la mamma non lo lattava abbastanza. Le 3 femmine sono orfanelle, quindi sono state portate qui. Lo scopo ovviamente è quello di recuperarli e quando raggiungono l'età giusta rimetterli in natura. Adesso hanno circa 3 anni
e i loro corni sono ovviamente piccoli perché sono ancora giovani, ma comunque qui cercano di toglierglieli quando raggiungono almeno i 3 anni di età, hanno detto, in modo da non avere il rischio che qualcuno possa entrare per fare quello che succede. E dopo il centro di recupero siamo partiti per una strada panoramica, abbiamo raggiunto il Blade Canyon River. Three Rondavels. Questo punto. Sì, questo punto, perché ci sono quei tre cosi che sembrano dei panettoni rotondi, non lo so, comunque è molto spettacolare. Però se venite qua fate attenzione, non avvicinatevi troppo al bordo perché le rocce fanno questo. Sì, sono molto ballerine, quindi restate... E fanno puff e vi catapultano giù. Sì, non è bello, no. E il giorno dopo, tra un safari e l'altro, abbiamo fatto un'altra uscita più breve ma intensa. Molto intensa. Aspettate il video del matrimonio, vi diciamo cosa abbiamo fatto tra un safari e l'altro quando non facevamo delle uscite. Siamo stati in piscina, questa piscina che tra l'altro forse riconoscete dalla clip che c'era a inizio video. C'è un elefante, è proprio lì. Sono qui a bere. Ma la cosa che in assoluto ci piace di più di questo campo tendato è quella pozza d'acqua. Quella lì. Ma il mio dito. C'è un branco di elefanti con i piccoli, ragazzi, nella pozza del nostro hotel o campo tendato, forse è il mio campo tendato. Cioè, se non fosse per vedere i felini, praticamente probabilmente non dovremmo neanche fare dei safari, perché vengono tutti qua, sono meravigliosi. Vogliamo provare ad andare sulla casetta di avvistamento? Quella? Quella lì, sì. Potrebbe essere pericoloso. Prima che vengano da questa parte, vai. Piano, piano, piano. Visto che ci piace vivere pericolosamente, noi lì ci siamo stati. A piedi. È l'alba, bushwalk. Andiamo, che se no ci lasciano indietro e ci mangiano noi. Finalmente Marti sei alta più di Lore. Non va bene sta cosa. Marti, finita la bushwalk? In teoria no, ma stanno passando un sacco di jeep di corsa e Mike ci ha detto di aspettare qui. Forse ci vengono a prendere perché sta succedendo qualcosa di chiaramente molto interessante, perché sono passate tipo 4 jeep a tipo 40 all'ora, che è una grande velocità qui.
credo che questo è stato un viaggio pieno di emozioni. E anche imprevisti, fortunatamente positivi. Sì, molto positivi. Ma adesso torniamo al presente. Infatti, vi abbiamo detto che questo è il nostro ultimo giorno qui, ma per cui intendiamo al Manto Bene Camp. Infatti, Charlie e Serena ci fanno stare altri due giorni, ma non sappiamo né dove né a fare cosa. Quindi, dato che è da dicembre che la stanno preparando e abbiamo dovuto aspettare diverso tempo con Charlie che continua a dirci ah, la sorpresa, aspettate anche voi. Sì, al prossimo video. Al prossimo video. Ciao.